Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. J.G. Ballard. Wars of If 1963, le bombe a tempo, Time Bombs. Fabula è la permutazione in retelling di due classiche radici di fantascienza, Wonder Stories in autunno 1930 con The Secret of the Tomb di R.A. Crossley, quanto di Amazing Stories in agosto 1936 con Subconscious di John Russell Fern. Parte dei plot sono mescolati assieme e rimestati con l'attività dei tombaroli terrestri in Egitto nel 1800-1900, che però viene traslata da Ballard su Marte. Il mescolamento a livello inconscio di antiche civiltà poste nel deserto con antiche tombe, civiltà egizia, associata all'esistenza di alieni antichi è un retaggio paleofologico a cui Ballard gira intorno inzuppandoci la penna. Fabula semplice e lineare in cui non si capisce perché Ballard chiami bombe quelle che erano tombe tecnologiche. Narratore esterno non onnisciente, invisibile e focalizzabile sui personaggi, che compare più volte per dare varie descrizioni. In taluni tratti del testo alcuni dialoghi sono un po' confusi. Non si capisce bene chi dica o faccia cosa, salvo capirlo nella microsequenza successiva. In talune parti ho dovuto cuttare la favola a causa dei rallentamenti di ritmo nei dialoghi o con descrizioni troppo lente e poco utili a far procedere la favola. Format è un racconto di fantascienza non troppo lungo. Ci sono elementi di tecnologia mescolati in tematiche surreali e fantasy. Ad un osservatore del XXI secolo il racconto non appare obsoleto nella dimensione tecnologica. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.